Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video incredibile, quello che è successo, tanto più incredibile anche perché nessuno ci aveva raccontato quasi nulla di quello che stavano facendo. Si chiudono le indagini per ulteriori plusvalenze, c'è di mezzo anche la Juventus, ma viene indagata in questo caso, naturalmente senza far sapere quasi nulla alle testate giornalistiche che dovrebbero fare informazione AS Roma. Ormai sappiamo che per quel che riguarda le plusvalenze Sassuolo, Roma, Inter, sono liberi di fare tutto quello che vogliono, ma in questo caso c'è di mezzo anche una piccola plusvalenza fatta con la Juventus. Ed ecco che lì le indagini magari potrebbero prendere un pochettino più una piega più decisiva, diciamo un po' più di attenzione, visto che di mezzo c'è la squadra che per le plusvalenze ha preso una cosa che non era mai successa: 10 punti di penalizzazione in più, la nonna possibilità di partecipare, come tutti noi sappiamo, alle coppe UEFA. Questo per quel che riguarda la Juventus. Dopo qualche giorno sono state fatte altre plusvalenze da un certo Cannavali, che dichiara se non ci si aiuta tra amici. Ed ecco che vengono fuori gli altarini, gli scheletri dell'armadio degli amici, perché è incredibile, ma vero. Roma, attenzione, le operazioni contestate dai PM, perché Plusvalenze Roma chiuse le indagini, le 12 operazioni contestate dai PM, e noi non sapevamo assolutamente niente. Andiamo a vedere quali sono le operazioni, soprattutto che cosa contestano i PM e eventualmente, detta tra noi, che cosa potrebbe anche rischiare la Juventus, perché sappiamo che i PM, quando leggono Juventus, cominciano a godere. Prima di partire con il vero e proprio contenuto, la lettura delle 12 operazioni che vanno a far indignare anche un pochettino gli addetti ai lavori, io come sempre vi invito a mettere un bel like per supportare questo contenuto, naturalmente iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, e perché no, attivate la campanellina, è totalmente gratuita, vi permetterà di rimanere sempre aggiornati ogni qualvolta uscirà un nuovo video. Aspetta la fine, ma commenta col tuo pensiero, perché come dico sempre è molto molto importante. Per chi di voi volesse passare nel mio secondo canale, Peter Pan 360, dove non c'è logica, c'è sempre menzogna. Il canale sta crescendo, siamo già arrivati a 418 iscritti, vi ringrazio davvero di cuore. Il link lo trovate in descrizione, mi raccomando, ci cliccate, vi porterà in questa pagina, vi iscrivete così come sto facendo io. Dopodiché attivate tutte le campanelline, tutte e due le operazioni sono totalmente gratuite e vi permetteranno di rimanere anche qui aggiornato sempre, ogni volta uscirà un nuovo contenuto. Ma torniamo a quello che ci interessa di più, che sarebbero le 12 plusvalenze, non fittizie, non fasulle, ma perfettamente in linea con quello che è il modus operandi della giustizia sportiva della FIGC, che ultimamente non ha potuto intervenire su alcuni casi perché è impegnata a godere della seconda stella di cartone assegnata all'Inter a tavolino. Abbiamo visto anche i principali personaggi andare a esultare sia sugli spalti, nella curva, sugli spalti, come ha fatto un po' il presidente della FIFA, sia poi sul campo a bordo panchina insieme all'allenatore, come hanno fatto gli avvocati della Federazione Interista Gioco Calcio. Andiamo a leggere prima, però, permettetemi di fare un enorme augurio alla mia piccola principessa che oggi compie 6 anni. Tanti auguri da papà, un bacione alla mia Giorgia che oggi compie 6 anni, 8 maggio 2018, mezzanotte 04, non me lo posso dimenticare. È nata la mia piccola principessa, quindi tanti tanti auguri a lei e un grazie di cuore a chi di voi si unirà a questi auguri. Detto questo, andiamo con l'importante. Roma, attenzione, secondo l'ipotesi di accusa, la società avrebbe realizzato una serie di plusvalenze fittizie mediante operazioni di scambio di giocatori che venivano apparentemente realizzate come separate operazioni di acquisto e vendita e quindi contabilizzate in violazione al principio contabile IAS 38 a valori maggiorati di quello contabile. A quel tempo, attenzione, la AS Roma era ancora quotata in borsa, ora non più, dopo che i Friedkin, dopo aver acquistato la società, hanno provveduto al delisting. Attenzione, perché a quei tempi erano quotate in borsa, però la Consob stranamente non aveva mai chiesto nessun tipo di accertamenti, così come la Covisoc, che tranquillamente si fa gli affari suoi, perché la Covisoc
è un ente indipendente, ma sempre sotto la gestione della FIGC, e abbiamo visto chi è che gestisce la FIGC, e quindi non ci possiamo nemmeno stupire. Ma andiamo a vedere quali sono le operazioni, perché è incredibile. Queste le operazioni fittizie, dopo che sono finite nella lente di ingrandimento degli inquirenti, dal 2016 al 2017, Riccardo Marchizza, dalla Roma al Sassuolo, valore contabile 0, valore cessione 3 milioni di euro, plusvalenza realizzata 3 milioni di euro. Davide Frattesi, dalla Roma al Sassuolo, valore contabile 0, valore cessione 5 milioni di euro, plusvalenza realizzata 5 milioni di euro. 2017-2018, Gregory De Frel, dal Sassuolo alla Roma, valore contabile 3 milioni quasi 400 mila, valore di cessione 17 milioni e mezzo, plusvalenza realizzata 14 milioni di euro. Raja Nainggolan, dalla Roma all'Inter, valore contabile 6 milioni e 88 mila euro, valore di cessione 38 milioni di euro, plusvalenza quasi 32 milioni di euro. Davide Santon, dall'Inter alla Roma, valore contabile 1,2 e 49 mila euro, milioni di euro, scusate, valore di cessione quasi 10 milioni di euro, plusvalenza realizzata 8 milioni. Nicolo Zaniolo, attenzione, dall'Inter alla Roma, sempre valore contabile 1 milione e mezzo, valore di cessione 4 milioni e 200 milioni di euro, plusvalenza 2 milioni e 6. Poi c'è Cristante, dall'Atalanta alla Roma, valore contabile 3 milioni, valore di cessione 15 milioni, plusvalenza realizzata quasi 12 milioni. Marco Tumminello, dalla Roma all'Atalanta, valore contabile 500 mila euro, valore di cessione 5 milioni di euro, plusvalenza realizzata 4 milioni e 500 mila circa. 2018-2019, Luca Pellegrini, anzi, sì, Luca Pellegrini, dalla Roma alla Juventus, attenzione perché qui potrebbero arrivare le attenzioni da parte dei PM, che sappiamo non tirarsi mai indietro quando c'è di mezzo la Juventus, ormai questo lo sappiamo un po', lo abbiamo imparato a capire un po' tutti. Luca Pellegrini, dalla Roma alla Juventus, valore contabile 900 mila euro, valore di cessione 22 milioni di euro, plusvalenza 21 milioni di euro, cioè ci hanno fatto 21 milioni di euro con un giocatore su di noi. Leonardo Spinazzola, dalla Juventus alla Roma, attenzione, valore contabile, qui andiamo veramente nei guai, se qualcuno dovesse guardare queste cose, naturalmente per come va il protocollo della giustizia. 2 milioni 857 mila euro, valore di cessione 29 milioni 500 mila euro, plusvalenza realizzata 25,9 quasi milioni di euro. Poi c'è Kostas Manolas, dalla Roma al Napoli, valore contabile 4 milioni 876 mila euro, valore di cessione 36 milioni di euro, plusvalenza realizzata 31 milioni di euro. Diawara, l'ultimo, dalla Napoli alla Roma, valore contabile 1,44 milioni di euro, cessione 21 milioni di euro, plusvalenza realizzata 19 milioni di euro. Che strano che innanzitutto di tutto questo a noi non ci avevano raccontato assolutamente niente. Pensate che la Juventus, per delle plusvalenze molto molto meno inferiori di queste qua, ha preso 10 punti di penalizzazione e tutto quello che ne sussegue, con la dovuta operazione di accordo o patteggiamento, come la si vuole chiamare. È incredibile che in questo momento che succedono queste cose, l'attenzione va su ancora sul rettangolo di gioco, che è un argomento che dovrebbe ormai non interessare quasi più a nessuno per come si è svolto questo campionato, ma nonostante ciò si parla ancora di calciomercato e toto allenatore, lasciando passare tutto quello che sta succedendo in cavalleria, come se nulla fosse successo. Intanto la Juventus è stata penalizzata fortemente, anche con la sua immagine, per quello che tutti continuano a fare. Naturalmente questa indagine finirà con un'archiviazione, perché già hanno chiesto l'archiviazione, e tutto finirà a tarallucci e vino. La Juve rimarrà quella che ha subito una penalizzazione per quello che fanno tutte le altre squadre. Anzi, siamo attenti, perché con queste due operazioni che la Juventus ha fatto con Spinazzola e con Pellegrini, attenzione, perché potrebbero trovare un cavillo per punirci nuovamente.
Il video finisce qua, se vi è piaciuto io vi invito a mettere un like, naturalmente condividete a manetta questo contenuto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e naturalmente commentate con il vostro pensiero. Noi ci vediamo a un prossimo video.